amici dei Lego e bentornati a una nuova puntata di Lego Vintage e non solo! Prima di cominciare volevo come sempre ricordarvi che questi Lego sono stati utilizzati per giocare, pertanto riportano segni di invecchiamento, usura o modifiche grafiche. Oggi parliamo dei set della Ruspa e della manutenzione luci. Ruspa, il suo nome originale è Construction Crew, equipaggio di costruzione. Il suo codice è il 6481. L'anno il 1989, i pezzi dichiarati sono 168. Il set è dotato di un sistema di illuminazione a 9 volt. La scavatrice è senza l'escavatore posteriore, come nel set 6658 del 1986. Escavatore che ritroviamo invece in altri set, come il 6686 del 1984, il 4543 del 1991 o il 6662 del 1992. Vi furono anche delle mini ruspette con pala piccola nei vari anni successivi. La ruspa è snodata al centro e può essere collegata al rimorchio. Il rimorchio ospita il battery box elettrico giallo da 9 volt e sfoggia due luci nella parte posteriore e uno in alto. Segnali stradali e strisce luminose possono essere attaccati ai connettori 9 volt, permettendo loro di illuminarsi con luci fisse o intermittenti. Il set contiene anche 5 attrezzi. Le minifigure che troviamo all'interno sono le classiche di quegli anni. Il martello pneumatico è fatto da pochi semplici pezzi e senza la corda cavo che ritroviamo qualche anno dopo. Ora parliamo del set manutenzione luci. Il suo nome originale è Utility Repair Lift, ascensore di riparazione di utilità. Il suo codice è il 6671 dell'anno 1989. I pezzi dichiarati sono 92. Il set fa parte della linea assistenza e riparazione. Include un camion con montacarichi sul retro, un paio di segnali di attenzione e una minifigure manutentore. Anche questa minifigure rappresenta il classico meccanico di quegli anni. Da notare l'intricato meccanismo di salita e discesa del cestello. I due segnali stradali ruotano su se stessi, rimanendo attaccati al rimorchio. E anche per oggi abbiamo finito. Mi raccomando, lasciate i vostri commenti e i vostri like. Seguiteci qui a Lego Vintage e non solo!